chiamo Rosignoli Stefano, lavoro all'IRPET, che è l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana. Sono ricercatore statistico lì e mi occupo della costruzione di modelli per la valutazione di politiche. L'Istat aveva creato un contest per il riuso dei dati del censimento e io ho cercato di unire queste passioni per creare un applicativo che potesse usare i dati del censimento al fine di aiutare i policy makers o gli investitori che avevano a disposizione finanziamenti per poter fare i propri investimenti. È nato questo progetto che è chiamato Invita, che si intitola Investire in Italia e che serve per aiutare chi vuole fare un investimento a sapere in quale settore farlo e in quale territorio farlo. Questo applicativo ti permette di scegliere una provincia e un settore in cui si vuole fare l'investimento e dà una serie di informazioni di contesto nel luogo dove si vuole farlo e di profittabilità dell'investimento stesso. Quindi si riesce a vedere se c'è molta competizione o poca competizione in questo territorio, si riesce ad vedere gli effetti sul prodotto interno lordo territoriale e sull'occupazione che crea questo investimento e si riesce anche a sapere quanti possono essere i rischi sulla mortalità di impresa e sulla possibilità appunto di concorrenza in questa impresa e l'eventuale bilancio atteso che l'impresa potrebbe avere nei suoi primi anni di attività. Felice, oltre che del premio ricevuto, anche di poter proprio partecipare al concorso stesso, perché queste due passioni, che sono la programmazione in Java e l'uso dei dati statistici e la statistica in sé, l'ho potuto usare per qualcosa che fosse dire concreto, direttamente usabile per chiunque volesse farlo.